siamo in via San Leonardo, in prossimità della piazza di Porta Santa Maria, e stiamo uscendo dalla sortita del baluardo di San Martino. Vediamo intanto come erano i locali che erano adibiti alle truppe, alle sentinelle che si preparavano a sorvegliare gli accessi della città. Come le porte, anche le sortite erano protette da robusti infissi che venivano aperti o chiusi a seconda delle necessità. Già dalle dimensioni, la larghezza del corridoio supera i 5 metri, gli spazi erano proporzionati a movimenti comodi per gli armigeri che dovevano utilizzarli. Qui vediamo una specie di biforcazione del corridoio. Sulla parte destra ci si avvia alla sortita dal baluardo e quindi verso gli spalti. Sulla parte sinistra invece c'è l'accesso a una piazzola di servizio per le bocche da fuoco. Il vasto ambiente era adibito, abbiamo detto, a transito ma anche stazionamento delle truppe che potevano poi prendere servizio nella piazzola delle cannoniere oppure essere adibite a turni di guardia sugli spalti esterni. Questa zona quindi aveva un uso polivalente sia per servire i cannoni di munizioni e polvere da sparo, sia per accedere agli spalti passando per un'ulteriore porta che si trovava a destra uscendo nella piazzola. Ci incamminiamo ora verso la sortita del lato levante del baluardo San Martino. Un lieve dislivello, un'architettura molto massiccia, un nuovo cancello di servizio che dava accesso alla piazzola dei cannoni. E perché sistemare dei cannoni in un posto così particolare? Si vede subito l'inquadratura attraverso questo finestrone che poi era la bocca di tiro del cannone e si vede il baluardo successivo che è il baluardo San Pietro. Per intenderci meglio, quello dove è ubicato il villaggio del Fanciullo ai nostri giorni. Qui se ce la facciamo a renderlo riconoscibile, sì. Sì, forse di qua si vede perfino il villaggio del Fanciullo. Ecco, qui facciamo vedere la parte in uscita e la parte per salire al piano superiore. Qui sulla mia destra una scala di ridotte dimensioni era per comunicare in breve spazio di tempo con la parte superiore del baluardo, sulla quale vedremo ubicate nuove armi, nuove cannoniere. Mentre sulla sinistra il passaggio era destinato all'accesso agli spalti. Questo passaggio poteva sorprendere gli eventuali assalitori, mettendo ben al sicuro invece le truppe lucchesi che avevano l'obiettivo di difendere la città. Questi tipi di uscite si chiamano anche volgarmente le traditore, cioè si esce all'improvviso e si sorprendono gli eventuali nemici. Stiamo scendendo verso l'estrema cancellata che isola il baluardo interno alla città dall'esterno della città e quindi dall'accesso ai nostri spalti. Finalmente fuori dalla città con la piena vista degli spalti che ora sono a erba verde. Qui a sinistra c'era
la bocca del cannone che avevamo visto in precedenza e l'altra bocca di cannone sulla destra, entrambe contribuivano a coprire la cortina che abbiamo tra i due baluardi. Le bocche da fuoco situate su queste due aperture potevano in pratica spazzare le cortine in modo da impedire a chiunque di raggiungere il muro di cinta. Questo è il passo che dà l'accesso alla casermetta del baluardo San Martino, destinata a ospitare le truppe di sorveglianza che dovevano espletare il loro servizio H24 per ogni giorno dell'anno. Ora ci troviamo nella parte superiore del baluardo, quindi sotto i nostri piedi insistono quelle superfici attrezzate, quelle gallerie e passaggi che abbiamo visto poc'anzi. Qui, da questa posizione, possiamo però dare uno sguardo a quel vecchio muro ad andamento circolare che costituiva una parte del torrione di sorveglianza di una cerchia di mura precedente a questa rinascimentale in cotto. Ci troviamo ora al centro della grande torre cannoniera, nella quale possiamo ancora scorgere, ben distanziate, a distanze regolari, le varie aperture alle quali si affacciavano i cannoni. E vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 finestre, 7 aperture per le bocche da fuoco, che quindi difendevano efficacemente questa postazione. Alle nostre spalle vediamo dei paesaggi molto lontani, un pezzo di Alpi Apuane con il gruppo delle Fani. Come avevamo visto precedentemente, nella direzione di Levante segue al baluardo San Martino il baluardo San Pietro, quello abbiamo detto del villaggio del Fanciullo. Tra i due baluardi poteva intercorrere tiri di artiglieria incrociati senza evidentemente danneggiarsi l'uno con l'altro. I tiri dovevano essere molto calibrati. Il baluardo San Martino, che ora include completamente la torre cannoniera, è di tipo a musotto, sarebbe una forma che richiama l'asso di picche, quindi ha gli spigoli arrotondati e dai due arrotondamenti si arriva alla prora del baluardo. Il cancello che vediamo è il termine del corridoio con scale che proveniva dalle piazzole armate viste al piano terreno. In un recente restauro sono state riposizionate le prese d'aria che provengono dalle sale sottostanti, quelle dove sostavano le truppe in attesa degli interventi. Ci troviamo ora sul camminamento che unisce la passeggiata delle mura con la parte centrale del baluardo e quindi passiamo in rassegna sia le cannoniere inferiori che le cannoniere superiori, che se fossero in azione nuocerebbero gravemente alle nostre teste. Dalla parte ponente del baluardo San Martino la visuale si può spingere alla vicinissima porta Santa Maria e il suo castello, nonché alla piattaforma o mini baluardo di San Frediano.